Uno, due, tre. È buono il segnale con Zagorit che va a condurre su Zarina CR. All'esterno sono 0 ventri. Numero 6, Zimmermann squalificato. La squalifica per Zimmermann. Intanto Zarina CR anticipa Zemellino, costretto in terza ruota, mentre si è accodato 0 ventri. Intanto Zarina CR va sul leader e sfila, ma all'esterno insiste Zemellino, attacca dopo 300 metri di gara. Zemellino insiste e si avvantaggia per ottenere strada in 400 metri. Zarina CR in seconda posizione davanti a Zagorit, quindi 0 Veltri, ancora Zeus di Gerifalco che è ben partito. In coda c'è invece Zimmermann che però dovrebbe essere stato squalificato se non andiamo errati. Sposta all'esterno intanto 0 Veltri dopo 600 metri di gara e costringe Zarina ad anticiparlo per andare su Zemellino. 0 Veltri insiste, va su Zarina, i due superano in tandem Zemellino, intanto se ne va il giro iniziale in 1-2-6 con 0 ventri all'esterno, mentre guadagna una posizione lungo la corda Zagorit, seguito da Zeburisaia TRGF a largo 0 ventri. Si completa così il chilometro con anche Zeus di Gerifalco per corsie esterne, 1-18-3 per i 1000 metri iniziali con partenza da fermo. In vantaggio Zarina CR, all'esterno si impegna 0 ventri, seguito da Zeus di Gerifalco, poi per corsie esterne anche Zolabad e Zar SLM. Il treno interno invece è formato, oltre che da Zarina CR, da Zemellino, Zagorit e Zeburisaia, un parziale in 15-3. E ora siamo sulla penultima piegata con Zarina CR che si mantiene in vantaggio, 0 ventri sempre a contatto, alla corda c'è Zemellino, al largo Zeus di Gerifalco e poi viene via in terza ruota anche Zar SLM. Siamo a 500 dalla conclusione. La mossa di Zeus di Gerifalco che sopravanza 0 Veltri, 400 alla conclusione, Zemellino sempre a contatto. In vantaggio Zarina, avanza però con decisione Zeus di Gerifalco a metà della curva conclusiva, supera parzialmente Zemellino, cerca di farsi luce anche Zar SLM lungo la corda Zagorit, completamento della curva, ingresso in dirittura d'arrivo con Zarina CR in vantaggio su Zemellino e Zeus di Gerifalco, ultimi 100 di gara. Con Zarina che nel finale controlla e vince agevolmente, secondo posto per Zeus di Gerifalco, al terzo chiude Zemellino, 1:16,5 ma 28:09 a chiudere. Roberto Vecchione a segno con la netta favorita Zarina CR. In training da Holger Ellert la quota di 1:56 al totalizzatore, come comunque bene Zeus di Gerifalco, secondo posto per lui, al terzo un ottimo Zemellino che aveva ottenuto la testa dopo 300 metri di gara e sul traguardo è ancora terzo, nettamente avanti agli avversari.